che sono molto soddisfatta che ci siamo riusciti, a organizzare questo corso che è nato un anno e mezzo fa, proprio l'indomani dell'uscita del regolamento nuovo, regolamento europeo. Ci eravamo sentiti io e Nicola Fabiano, eravamo in tre, io ero in tre, non stavo leggendo proprio il regolamento. Gli ho detto, ma perché non facciamo un corso? C'è questa figura nuova di Data Protection Officer, potremmo ricavarne nuove opportunità per gli avvocati. E di questo io avevo fatto un cenno al dottor Soro in un'occasione di un incontro che avevamo avuto, e il dottor Soro ha detto sì, lo vedrei molto bene i giuristi. Poi fortunatamente ho incontrato anche la dottoressa Iannini, che è venuta qua a parlare a un evento del CNF, e l'avevo infortunata proprio dicendo dottoressa, volevamo fare questo corso, ci ha dato questo ottimo suggerimento di fare un corso congiunto con gli ingegneri, perché non si abbiamo pensato appunto di separare la parte giuridica dalla parte tecnica. Non è esattamente corretto, perché la figura è una figura ibrida che deve avere conoscenze tecnologiche, tecniche e anche giuridiche. Quindi io ringrazio la dottoressa Iannini per questo suggerimento che ci ha dato, che ci ha permesso poi di approfondire il discorso con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che ha prontamente accolto il nostro invito, quindi anche il presidente Zambrano, e siamo arrivati alla stesura del protocollo e poi all'organizzazione del corso. Quindi io rubo pochissimo tempo e quindi ringrazio veramente tutti quelli che ci hanno dato una mano, da Nicola, la dottoressa Iannini, tutti quelli che hanno partecipato per la realizzazione di questo evento, il comitato scientifico, il presidente del comitato scientifico, il professor Sica, che grazie alla sua autorevolezza ha fatto sì che nel corso ci fossero docenti sicuramente di grande fama e di grande competenza, quindi il corso si arricchisce proprio anche dal valore, per il valore dei docenti. Ringrazio l'avvocato Busia, che ci ha messo a disposizione la sua competenza, la sua esperienza, e ci ha dato degli ottimi suggerimenti sul programma. Francesco Micozzi, per il suo entusiasmo, col quale ha accettato l'impegno, si è fatto carico anche di fare la locandina. Quindi e Alessio Pellegrino, che ha lavorato tantissimo per la realizzazione di questo corso, ha fatto il sito, ha fatto anche competenze che non sono tipiche degli avvocati, ci abbiamo dato tutti quello che potevamo. Ringrazio Silvia Moroso e Claudia Tovini per il servizio di segreteria. E ringrazio soprattutto voi di aver saputo cogliere l'opportunità che questo corso può offrire. In un momento in cui io parlo con gli avvocati, ma suppongo di poter estendere anche agli ingegneri questo discorso, le nostre professioni hanno una crisi quanto meno di mercato. Trovare nuove opportunità, avere nuovi campi di interesse e di azione, credo che sia assolutamente necessario. Questo credo sia un campo tutto da scoprire, e quindi per cogliere l'opportunità credo che faccia merito a tutti quanti. Quindi grazie anche a voi per aver dato con la vostra iscrizione successo a questo corso. E quindi io posso dire buon lavoro, e passo la parola magari all'ingegner Scapini, che è il consigliere del nazionale, il mio omologo, diciamo, che ha lavorato con me, parte ingegneri, per la realizzazione del corso. Grazie mille.